un altro carissimo amico che è stato colui che in qualche modo mi ha instradato alla passione, la passione per la politica e la passione per un tema che è quello dell'Europa. Quindi vi chiederei di fare un grande applauso di benvenuto all'onorevole sottosegretario Sandro Volpi. Allora, che dire, prima ho detto a Filippo che parte della colpa del fatto che io sia qua è sua, però è una colpa condivisa perché anche tu hai il tuo bel pezzo di responsabilità. Io sono un po' responsabile anche... Se... Ma quanti pezzi se si ricorda bene. Ha più responsabilità e adesso le facciamo dire tutte, no però... Davvero, grazie, anche perché so che lui ha appena fatto un evento di campagna elettorale nel suo paese, nella sua città natia, Sollevano del Rubicone, e quindi a maggior ragione grazie di essere venuto qui, perché ci tenevo molto, ci teniamo molto. Sandro è un amico di tante battaglie, ma soprattutto è colui che mi ha sempre insegnato, mi ha sempre raccontato che bisogna avere una visione ampia sulle cose. Bisogna capire che in realtà le realtà urbane, le politiche nazionali, tutte le attività amministrative ha senso se facciamo la vera battaglia, che era la battaglia di Altiero Spinelli, che era la battaglia dei padri e delle madri fondatrici del sogno europeo, di concepire un'Italia che torna a essere nel posto che le compete, nell'avanguardia del treno e della locomotiva europea. Questo è quello che tu fai quotidianamente e la domanda che ti pongo è questa, cioè come vedi Bologna, come vedi amministrative e che cosa si può fare per davvero tornare a contare nel panorama e nel contesto che più ci appartiene, che è quello europeo. Beh, innanzitutto grazie a quello che stai facendo, grazie a tutti voi che immagino che siete qui, siete sostenitrici e sostenitori di Marco e diciamo, Marco se lo merita, noi dobbiamo meritarselo portandolo in consiglio comunale, quindi bene questa iniziativa. Tra l'altro mi ha permesso di ritornare in questi giardini che non ci venivo da una vita proprio, quindi doppiamente è stato un piacere venire dalla Romagna, da Sogliano, Rubicone fino al cuore di Bologna. Ma io come la vedo Bologna? La voglio vedere area metropolitana e quindi mi interessa, mi concerne, mi riguarda. Perché il fatto che tu parlassi di pianoro, certo non ti potevamo chiedere di venire anche a Cesena, Sogliano, Rubicone a iniziare la tua campagna, però è evidente che l'area metropolitana Bologna riuscirà, e così la vediamo, se instaura anche un nuovo rapporto con il resto della regione Emilia Romagna. Questo è decisivo per Bologna come area metropolitana, è decisivo anche per la strategia di sviluppo che noi stiamo portando avanti. Io parlo per la parte della nostra regione che vivo e conosco meglio, che è la Romagna, e quindi ecco perché l'elezione di cui voi siete protagonisti è un'elezione che riguarda anche noi, cioè voi questa volta, forse mai come questa volta, Bologna decide anche per il resto della regione, e allora se decide per il resto della regione bisogna che decida anche per le sfide che il resto della regione deve affrontare, che sono innanzitutto, secondo me, delle sfide che hanno tutte una forte dimensione anche europea, e quindi da questo punto di vista è molto importante averti in consiglio comunale, perché nel luogo in cui si prendono le decisioni di quello che Bologna vuole essere oggi e domani deve esserci per forza una forte componente europea. Io ti dico solo una cosa: strategia adriatica. La strategia adriatica è qualcosa che noi abbiamo fortemente voluto, che il presidente Bonaccini ha fortemente, su cui ci ha fortemente lavorato, su cui governo e regione stanno lavorando moltissimo. L'area metropolitana deve guardare a quella parte di Europa che è il secondo Stato membro dell'Unione Europea, perché noi adriatici rappresentiamo 70 milioni di persone e abbiamo bisogno di un'area metropolitana di Bologna che sappia scommettere sull'innovazione, che riguarda tutta quella parte d'Europa, che sta per scommettere sul turismo sostenibile, su cui c'è molto da fare e su cui secondo me come regione Emilia Romagna dobbiamo fare molto di più e molto meglio, che guarda a nuove strategie di sviluppo ambientale e guarda anche a nuove strategie di infrastrutture. Io ho guardato il tuo programma, ho visto bene
l'importanza che tu dai al tema della mobilità. Certamente ti sei concentrato soprattutto sulla mobilità nel centro, nell'area urbana, però non sei dimenticato di ricordare che il tema delle infrastrutture fuori dell'area urbana è essenziale per portare avanti le tue strategie nell'area urbana. Beh, io vi dico un'altra cosa, che le infrastrutture, treni, porti e l'intermodalità nell'asse che va da sud a nord e che ci deve portare nel cuore dell'Europa e che passa anche attraverso la nostra regione, non può non vedere Bologna protagonista. E questi sono tutti gli ingredienti ed è per questo che tu hai detto che te l'ho insegnato io ti ho insegnato ben poco, però sono contento che condividi questa necessità di pensare un'area metropolitana. E poi Bologna, voglio dire, Bologna è una vera area metropolitana, che diciamo che abbiamo fatto aree metropolitane che sono più o meno vere, secondo me, vi dico la verità, secondo me ci sono alcune aree metropolitane che sono veramente aree metropolitane per la loro dimensione economica, per il loro impatto economico, per il loro impatto sociale, eccetera. Ci sono altre che si chiamano aree metropolitane, ma non sono veramente aree metropolitane europee. Bologna, secondo me, assieme a Milano, assieme a Roma, è una vera area metropolitana europea, o meglio, lo può diventare. E questo, secondo me, è il grande obiettivo che nella nuova sindacatura, nella nuova consigliatura dell'area metropolitana bolognese, dobbiamo insieme, e sottolineo dobbiamo insieme, porci. Grazie. Grazie Sandro, anche perché in effetti alcune cose sono state fatte in questi anni, per esempio la sessione europea del Consiglio Comunale, però ancora ne rimangono da fare. Io nel mio programma dico Bologna, proprio perché è una vera area metropolitana, necessita di un ufficio metropolitano di europrogettazione, proprio perché è chiaro che ormai il modo in cui si ottengono e si richiedono e la qualità con la quale vengono richiesti i fondi europei diventa fondamentale anche per portare avanti tutta una serie di progetti e di idee di sviluppo dell'area metropolitana che abbiamo in mente. Però volevo approfittarne anche per chiederti questo, Sandro, cioè questo paese ha vissuto anche la sbornia dell'idea che essere tecnici volesse dire non essere politici. Abbiamo vissuto l'idea che, tipo il governo Monti, l'idea che ci avrebbero salvato i professori e i tecnici, salvo poi fallire, perché è evidente che questa distinzione tra politici e tecnici non esiste. Matteo Renzi dice per esempio che i politici dovrebbero essere dei tecnici con l'anima, anche perché se non sono tecnici vuol dire che probabilmente sono incompetenti, cioè non sanno di quello di cui parlano. Quindi questa distinzione crollata in qualche modo, come possiamo fare per favorire un ricambio della classe dirigente che punti sul rinnovamento sulla base della competenza? Perché io lo dico sempre, se noi cambiamo un amministratore che non ha una competenza e che è sessantenne con uno che è ventenne, facciamo semplicemente un'operazione di aggiornamento della carta d'identità, ma non facciamo una reale operazione di cambiamento e di rinnovamento. Quindi il vero cambiamento si fa sulla base non anagrafica, ma sulla base delle competenze. Ecco, da questo punto di vista, come possiamo fare per investire sul ricambio e sulla competenza degli amministratori e dei politici? Beh, innanzutto c'è una cosa che dobbiamo fare, è eleggerti in Consiglio Comunale, perché se vogliamo una persona competente che ha delle forti competenze, indiscutibili competenze tecniche, ma che sa fare politica, l'ha fatta col cuore, perché è evidente che le intelligenze le abbiamo e dobbiamo sfruttarle meglio, secondo me dobbiamo sfruttarle ancora di più. Però è chiaro che ci vuole il cuore per fare la differenza in politica, e tu hai queste due caratteristiche, quindi la prima risposta è eleggendoti. L'altra è veramente da... L'altra è più complessa. Io sono convinto che, diciamo così, il governo, che sia il governo dell'area metropolitana, che sia il governo del paese, che sia il governo dell'Europa, per quella parte di governo dell'Europa che esiste ancora troppo poco, non si improvvisa. Cioè non si improvvisa un governo lo fai se porti a governare e se sai scegliere attorno a chi governa le persone che hanno le giuste competenze, hanno il merito e hanno la visione. Non basta avere le competenze tecniche senza avere visione,
non basta avere le competenze tecniche senza avere amore per quello che fai, non basta le competenze tecniche senza stabilire un legame emotivo con la comunità che tu governi, che si chiami Bologna, che si chiami Italia, che si chiami Unione Europea. Ecco perché il tempo della tecnocrazia è il sol dell'avvenire, è una stagione che si è chiusa e che ha portato anche a delle decisioni fortemente negative. Io cito sempre un esempio delle cose che seguo di più nel quotidiano per capire come senza legame emotivo con la tua comunità e senza pensare con il cuore e non solo con la mente, con le competenze, fai dei disastri. Eravamo all'opposizione, eravamo insieme in Parlamento con Salvatore e quell'audizione c'era Emma Bonino, perché parlavamo di politica estera, di politica europea, e avevamo udito l'allora commissario europeo Olli Rehn, l'allora ministro dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana Giulio Tremonti e il governatore della Banca d'Italia. E alla domanda parlavamo di economia, sviluppo, eccetera, in particolare parlavamo della Grecia. E alla domanda che io feci, ma avete considerato l'impatto sociale di quello che state dicendo farete in Grecia? La risposta di tutti e tre, però due su tre teoricamente dovevano svolgere un ruolo politico, è stato: ma questo non rientra nelle nostre competenze. Ecco, questo è quello che la tecnocrazia deve evitare, questo è quello che un politico vero non avrebbe mai fatto, questo è quello che qualcuno che amasse la propria comunità, in quel caso noi greci, perché eravamo noi greci, noi cittadini e quindi anche noi greci, avremmo voluto da qualcuno che ci governava come europei e lì come i nostri fratelli greci una risposta che dicesse: beh certo, è un aspetto fondamentale, dobbiamo lavorarci con altre vie, non rientra nelle nostre competenze. Ecco, allora, e per uscire dalla spirale micidiale in cui ci siamo cacciati in genere e soprattutto nel continente europeo e da cui siamo usciti in Italia, stiamo uscendo in Italia grazie a Matteo Renzi, cioè la spirale tra tecnocrazia e populismo, e dobbiamo metterci le competenze, secondo me dobbiamo valorizzare ancora di più le competenze e il merito, secondo me dobbiamo valorizzare ancora di più come governo, io credo che il nostro governo non ha fatto abbastanza per valorizzare le competenze e il merito nei nostri comportamenti, nelle nostre scelte, nelle nostre... dobbiamo farlo ancora di più, perché sono 30 anni di ritardi, 30 anni, 40 anni che abbiamo accumulato di un metodo che è completamente diverso, quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Però certamente dobbiamo puntare per uscire da questa spirale tra tecnocrazia e populismo, tra le risposte non è di nostra competenza e gli spacciatori di demagogia a buon mercato o gli inventori di buone paure alla Matteo Salvini. A proposito, visto che vuole veramente molto bene a Bologna, o non sa dove altro andare, oppure veramente vuole molto bene a Bologna. La risposta è che non sa dove altro andare perché l'unico candidato della Lega Nord, di chi vuole governare il nostro paese, magari un giorno distruggere l'Europa, ce l'ha solo qui. Quindi forse per questo è così spesso. Però ecco, la risposta tecnica è evitare che un domani la giunta di Bologna dica: beh, questo problema delle periferie disagiate non possiamo risolverlo perché non rientra nelle nostre competenze, è competenza della prefettura, è competenza del governo. Allora dovrà dire: no, questo ce ne facciamo carico in altro modo, coinvolgendo il governo e la prefettura, e le provocazioni alla Salvini dai Campi Rom al prossimo comizio che ha annunciato proprio in Piazza Verdi, tanto per garantire l'ordine e la sicurezza nel nostro capoluogo regionale. Ecco, io credo che la via sia quella di metterci le intelligenze, dobbiamo farlo ancora di più, e soprattutto metterci il cuore e metterci la visione e il coraggio. Grazie, grazie mille, grazie Sandro, grazie. Grazie.
grazie Sandro, anche perché voglio raccontarvi un'altra delle battaglie che Sandro porta sempre avanti, perché di lui si parla sempre in termini di Europa, però c'è un'altra battaglia che lui porta spesso avanti, che è quella dei diritti. E una delle cose belle che abbiamo fatto con Sandro Cozzi è stata una visita a sorpresa che i parlamentari possono fare nel carcere della Dozza, perché da questo punto di vista io credo che, e so all'amicizia anche che ti legava a Marco Pannella, essere degli eredi di quella tradizione vuol dire portare avanti una battaglia di civiltà che in questa città è stata fatta con la chiusura del CIE. Pochi se lo ricordano ed è giusto che noi lo ricordiamo quando dobbiamo ricordare delle cose che questa amministrazione ha fatto, però tanto rimane ancora da fare, soprattutto sul tema del lavoro, perché il lavoro è il vero passaporto per la libertà per i detenuti, perché abbatte la recidiva. E quindi su questo tema sarà un tema che ci prendiamo come impegno anche per la prossima consigliatura e il prossimo governo.